Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, stavo mettendo a posto un po' qui il divano. Giada, non si lancia la roba, l'hai presa. Allora, beh, ti vengono le formiche. Vabbè, in pratica, adesso oggi pomeriggio. Ah, ci sono delle novità. Questa che vedete è la roba da stirare. Ci sono delle novità, Da un po' di praticamente tempo sono diventata incaricata bimbi. Ho aspettato a dirvelo perché comunque dovevo imparare bene bene ad usarlo io e tutto quanto. niente, E praticamente non sono ancora bravissima, però diciamo che continueremo questo viaggio insieme. Magari durante i vlog vi farò vedere le ricette che preparo. E come si usa, le sue funzionalità. Per questo volevo anche dirvi che se siete interessate a seguirmi, ho aperto un profilo Instagram nuovo che si chiama Famiglia XXL Cucina con il Bimbi e vi lascerò qui sotto il link, come sempre, per arrivare direttamente al profilo, così se volete ci seguite, cioè mi seguite. E praticamente lì, oltre a farvi vedere le ricette che preparo, parlerò anche dell'ingrediente principale della ricetta, qualche informazione, qualche curiosità. E ti ha fatto male, Gabi? Bene. E poi anche vi parlerò delle funzionalità che ha questo nuovo Bimby, perché questo qui che ho io è il Bimby TM6. Io devo dire che l'ho sempre solo visto finora, non l'avevo mai avuto ed è spettacolare. Comunque ci si possono fare un sacco di cose. Ora tutto sta a imparare a farle e niente. Finora ho provato a fare poco perché dovevo andare a fare la spesa. E quindi non avevo, diciamo, gli ingredienti che mi servivano magari per fare certe ricette che ho già adocchiato. Ma adesso la settimana. Però, no, che settimana prossima? Domani vado a fare la spesa. In cui vi porterò con me domani tutto il giorno perché sarà una giornata lunghissima. Volevo portarvi con me, vi farò vedere anche la spesa che facciamo e quindi poi dal prossimo vlog in pratica, quindi non da domani ma dal prossimo ancora, inizierò a farvi vedere appunto le ricette che faccio con questo Bimby e che è veramente, vi dico, l'ho sempre visto solamente dagli altri, l'ho visto da Sweet Momo e sul canale anche di Robertina, io non l'avevo mai avuto, poi c'è una mia amica su Facebook che ce l'ha e niente, ho guardato, mi piace, mi è sempre piaciuto, è un aiuto in cucina. Non è che va bene, diciamo, per tutti, per chi non è capace a cucinare, per chi ha poco tempo. E anche comunque un aiuto in cucina per chi ama magari fare anche magari cose un po' più complesse, quello lì ti dà una mano. Ma anche già solamente se hai appunto tante cose da fare, metti lì, tipo ti prepara il sugo mentre lui cuoce e tu fai qualcos'altro. Oppure mentre ti cuoce il farro, l'orzo, così. Comunque ho visto un sacco di funzionalità e ne parlerò comunque sul profilo Instagram. Prenderemo una funzionalità alla volta, vi racconterò appunto quello che sa fare. E niente, quindi se volete seguirmi anche su quel profilo Instagram lì, fatelo. Non so se avete già fatto caso, ma anche sul profilo Instagram lì, sempre di Instagram, però quello di Otto Sotto un Tetto è cambiato. Vi lascerò sotto, già vi ho lasciato il link anche nel video precedente. Fanno casino. Non so se avete già visto, c'è il link per il nuovo canale di Otto Sotto un Tetto. Comunque vi lascio il nome qui per il profilo Instagram.
è perché li ho divisi. Ho diviso il mio profilo personale in cui parlo di Empowered Women e adesso poi farò anche il video in cui vi parlo di quello, così almeno vi spiego quale percorso sto seguendo. Poi ho il profilo Instagram di Otto Sotto un Tetto, che è appunto del canale dove vi parlo un pochettino più di noi, dei bambini, e vi faccio anche vedere delle fotografie dove erano più piccoli, diciamo del percorso della nostra famiglia. E poi c'è il profilo Instagram della famiglia XXL Cucina con il Bimby, dove parlo appunto del Bimby, delle sue funzionalità, vi faccio vedere le ricette che preparo io. E vi parlo appunto dell'ingrediente che ho usato in quella ricetta. Poi invece per quanto riguarda Facebook c'è il mio profilo personale e c'è la pagina di Otto Sotto un Tetto, che vi devo mettere il link sotto, c'è pagina Facebook. E comunque vi lascio appunto il link anche per la pagina Facebook. Lì praticamente condivido principalmente i video che pubblico. Quando li pubblico lo dico anche appunto su Facebook che è uscito il nuovo video, come lo dico anche su Instagram nelle storie. E niente, adesso vado. Pia si è calmata un po', stava facendo le rugne e niente, quindi tra un po' ho un corso del Bimby e comunque il mio percorso con Empowered Women sta andando avanti. Ho ricominciato lunedì, oggi è mercoledì, lunedì a fare workout, sto seguendo Body Revolution, sono alla settimana 1 dei 3 oggi, ma ancora lo devo fare e niente. Quindi oggi più che altro vedrete una giornata casalinga, niente di che. A parte il fatto che ho già parlato un sacchissimo comunque. E basta, quindi ci vediamo poi più tardi. Giorno! Allora, come vi dicevo, era una giornata impegnativa e vi avrei portato con noi. Qui dietro ci sono Sabrina e Giada, qui invece c'è Pia. La macchina ovviamente non è la nostra. Cosa c'è? Cosa c'è? Hai sete? Ce l'hai la tua acqua qui? Guarda. Ma non puoi bere dalla. Quindi, come vi dicevo, stamattina sono già andata a ritirare il libro per Giorgia. Adesso ho portato Giorgia ai pop, ora torniamo su perché devo andare a ritirare i libri per Manuel e poi torniamo di nuovo giù. La spesa grossa l'andiamo a fare oggi pomeriggio perché stamattina non riesco, però passeremo dall'Eurospin a prendere per il pranzo, vi faccio vedere. E boh, basta. Poi devo anche farvi vedere il Bimby, appena me lo ricordo, perché ieri poi c'è stata un po' di. C'è stata praticamente tutto il pomeriggio attaccata, con Pia attaccata alla testa, quindi. E niente, adesso vado così non rugna più. A dopo. Arrivati a casa e ci siamo sistemati. Qui c'è il pranzo di Pia, aveva un hamburger
zucchine e pasta, mentre invece noi abbiamo pomodori e hamburger. Ma noi l'hamburger già mangiato, i pomodori così finiti. Gabriele ci mette sempre 16 anni. Giorgio ha già spazzolato tutto. Sabrina con calma e Giada anche lei con calma. E niente, quindi questo è il pranzo. Semplice, veloce, ma sano e Sì. buono. Allora, oggi siamo andati dai sindacati, come vi avevo detto, a ritirare il lampadario, poi ve lo faccio vedere quando Maurizio lo monterà sabato, domenica. Siamo andate poi, come vedete, al McDonald's per prendere la merenda alle bambine e... Vabbè, Bibi mi sgriderà, sicuramente. Però mi sono presa una ciambellina, c'era anche Pia, adesso ve la faccio. E poi ho preso uno shake qui e Anche noi. anche loro avevano Io sia la la vaniglia. ciambella e lei invece Giada al cioccolato e io invece caramella e cannella, no, caramello e cannella comunque e poi domani si riparte veramente come si deve. E adesso quando arrivo a casa, adesso andiamo poi a fare la spesa. Poi quando arrivo a casa devo fare workout, preparare la cena e stasera devo lavorare, ho dei compiti da svolgere e quindi mi devo dare una mossa, sia per quanto riguarda Empowered Women che per quanto riguarda come incaricata bimbi. Quindi bisogna lavorare, lavorare, lavorare. Qui c'è Piozza. Ciao Bia. Ciao. Che bella. Dice Sabrina che oggi ha fatto il suo secondo acquisto con i suoi soldini. Giada, e questa qui è l'altra parte della spesa, ma poi tanto ve la faccio vedere bene quando siamo a casa. Bambine? Allora, siamo arrivati a casa e adesso vi faccio vedere la spesa. Allora, abbiamo preso tre, no, quattro casse d'acqua di questa qui Ginevra naturale. Poi una confezione di merluzzo sudafricano che era in offerta, questo qui da 600 grammi che lo passiamo subito all'addetta al frigo. Un avocado maturo che domani ce lo mangiamo. Poi ho preso 6 di questo latte intero UHT perché di parzialmente scremato non ce n'era più. 4 confezioni di uova fresche, queste qui da allevamento a terra. Una bottiglia di olio extravergine d'oliva e un bottiglione di questo qui da 5 litri perché oggi con i bambini facevamo i nostri calcoli e ci conviene di più prendere i bottiglioni, sia che sono in offerta, come in questo caso, sia se non sono in offerta. Poi il gel per la lavastoviglie, questo qui della Dexal, 4 pan bauletto integrale per la colazione. Poi come hamburger abbiamo preso questi qui con erba cipollina che sono senza glutine e poi questi qui semplici di suino che anche questi qua sono senza glutine, ne abbiamo prese 7 confezioni. Poi, siccome ho preso i peperoni, 4 verdi e 4 rossi, cioè 4 gialli e 4 rossi, non c'era più carne tritata, allora ho preso questi bocconcini di suino che andrò poi a far cuocere e a tritare dopo per fare poi il ripieno per i peperoni e insieme ad altri ingredienti. Comunque, se mi ricordo quando li preparo, magari faccio un vlog quel giorno così vi faccio vedere come li preparo. Ne ho presa una confezione da 2,27 euro, una da 1,90 euro e una da 2,39 euro.
per me ho preso questi filetti di sgombro al naturale e invece per loro ho preso le sardine all'olio vegetale e i filetti di sgombro all'olio vegetale. Poi 8 di questi bottiglie di latte di crescita 3x Pia, i biscottini questi qui biologici prime pappe, i dischetti per il make up perché qui le ragazzine si truccano e quindi gli servono. Poi ho preso due confezioni di sacchetti questi qui per l'umido, un bel sacchetto di spugne abrasive, due confezioni di olive verdi denocciolate, due confezioni di olive nere denocciolate, quattro confezioni di tonno naturale e poi 10 confezioni di prosciutto cotto scelto che è senza glutine, ve l'ho già fatto vedere ma ve lo faccio vedere di nuovo qui, e poi è in offerta a 1 euro e allora ne ho prese 10, sì, 1 euro, perché mi serviranno anche appunto per i peperoni ripieni. E poi due vassoietti così da 1 chilo di pesche. Poi invece come verdura abbiamo preso 5 pacchi, 5 sacchetti di pomodori da 2 kg l'uno. Qua ci sono i pomodori, vabbè, sono verde rosso. Un sacchetto di cetrioli da 2 kg, poi ho preso questi pomodori, sono da mettere insieme come contorno ai peperoni ripieni, perché mi sembrava poco, e poi ho preso un sacchetto di mele, basta, questa qui è tutta la nostra spesa, spero che vi sia piaciuta, se è così, se spero che vi sia piaciuto tutto il video, se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!